Mangiare frutta di stagione è il miglior modo per fare il pieno di energie e vitamine, ma non solo, seguire la stagionalità gratifica anche il palato, perché un frutto cresciuto sull'albero fino al culmine della maturazione ha un sapore unico e ineguagliabile. Ne sono convinti anche i bambini che frequentano i centri estivi del CSI e che a gruppi si mettono in fila per ricevere la merenda, e qualcuno fa anche il bis. Grazie alla collaborazione con un'azienda locale, ogni giorno possono assaporare un frutto fresco del nostro territorio. Noi crediamo in un'alimentazione sana e quindi ci è piaciuta l'idea di lanciare questo progetto. Grazie anche alla Primo Raccolto, riusciamo a dare la frutta a merenda ai bambini una volta a settimana. In quali centri? Al momento siamo partiti con il centro del Palasport e del Circolo Tennis Trave. I bambini invece come hanno reagito? Molto bene, mi aspettavo di peggio, invece proprio ottimo risultato, tutti prendono la merenda e piace molto perché è fresca, con questo caldo piace molto. Ho visto anche comunque una continua attenzione alle norme anti-Covid, dalle mani e poi anche la consegna. Li abbiamo mandati a lavare le mani, poi il nostro educatore comunque si è sanificato le mani, ha messo i guanti e i bambini col distanziamento consumano appunto la loro merenda. Produttori del territorio, che è proprio uno dei valori su cui crede Primo Raccolto, con cui è nata. Infatti tutti i nostri produttori sono comunque della nostra provincia di Pesaro Urbino e rispettano tutti la stagionalità del prodotto. In questo caso è partita proprio questa collaborazione con i centri estivi del CSI, nelle quali portiamo la frutta direttamente nel centro estivo ai bambini. E quindi in questo caso abbiamo portato della frutta che proviene da Ginestreto, raccolta questa mattina dall'albero, l'abbiamo comunque lavata prima di portare al centro estivo e consegnata tramite questo cargo bike, che arrivano direttamente sulle mani dei bambini.